Allora, messaggeri, selfie. Amo messaggeri, amo. Questa è acqua del rubinetto che io sembra acqua sporca, che io ho purificato aggiungendogli dentro principalmente la zeolite, perché la zeolite assorbe tutti i metalli pesanti, radioattivi, tutte le schifezze che il nostro corpo non riesce a smaltire, diventano cancri, eccetera. Così la zeolite l'assorbe e viene espulsa dal nostro corpo attraverso le feci, senza odori particolari, anzi calando l'odore generalmente delle feci, no? E poi gli ho aggiunto anche un po' di limone. E per cui, niente, vi ho detto che cosa sto bevendo. Allora, oggi parlo del trionfo. Il trionfo è nato, mi sembra, nel 1000... No, c'è scritto vero. Il trionfo alla firma. Ma è messa talmente nascosta che si fa fatica a vederla. Ci fu un tipo una volta che comprò un trionfo, non come questo qui che è un esemplare unico, una delle copie, credo in scagliola, perché all'inizio li facevo in scagliola, nel 91 ancora non conoscevo la ceramica fredda, l'ho conosciuta mi sembra dopo qualche anno. Per cui ero in scagliola, prima venne e disse: ma devi venire a firmarmi il trionfo. Dico: ma è già firmato? No, ci ho guardato, non c'è. E ho detto: guardaci bene, vedrai che c'è. Va bene, torna dopo un po' di tempo: ci ho guardato bene, non c'è. C'è, vuoi scommettere che c'è? Cioè, dico che non c'è. E dico: vuoi scommettere che c'è? Ah, dico: scommettiamo un caffè, no? È sufficiente un caffè? Io ti dico che c'è. Va bene, un caffè. L'ho portato di fronte alla copia che avevo io, gli ho fatto vedere che in questa foglia qui c'è scritto Montelli 91. Il trionfo è nato nel 1991. Il modello che ho utilizzato per fare questo bassorilievo disegnato dal famosissimo quadro della frutta del Caravaggio, che è una pietra miliare nella storia dell'arte, perché io ci ho sempre avvertito in quel canestro i regali che la natura, Dio, il creatore fa soprattutto agli esseri umani come cibo, no? Sotto forma di frutti composti in un trionfo, no? Dice: cosa c'è oggi per pranzo, per merenda, per cena? C'è questa roba qui. Questa roba qui l'essere umano la raccoglie con questo canestro, perché il canestro è la dimostrazione, il segnale della presenza dell'essere umano, perché solo l'essere umano con la capacità del pensiero e della creatività messa dal creatore dentro la sua anima, che è la sua mente, che se è ben educata fa delle cose meravigliose, se la mente è al servizio del cuore. Se invece pretendiamo di mettere il cuore al servizio della mente, come stiamo facendo adesso, abbiamo solo rogne, non importa quante sacre scritture puoi leggere, non importa che grado di massoneria hai raggiunto, non importa quale laurea scientifica tu abbia, non importa assolutamente nulla delle esperienze che tu puoi aver fatto, non capisci nel merito di com'è la soluzione della tua vita. Per cui questa capacità che l'essere umano ha, no? Di esprimersi in creatività, il canestro sotto la frutta lo manifesta benissimo, ed è l'essere umano che accoglie questi frutti, questi doni divini, e nel suo insieme è un trionfo. È la natura che viene con le sue forme molto belle, con i colori molto belli, con i profumi molto belli, distinti l'uno dall'altro, dai sapori molto buoni, distinti, unici l'uno dall'altro, che li puoi sentire individualmente e nell'insieme. Io mi ricordo da bambino quando andavo a Pesaro, sono andato una volta da Pesaro a Pesaro dai parenti,
sicuramente affidati per un po' di tempo a loro, perché a casa mia non avevano da mangiare, ho capito questo col tempo. Sono stato lì, non so, qualche mese. Mi ricordo che in questo arco ci fu anche un carnevale dove le zie mi fecero un costume da cowboy, mi fecero un gilet, mi comprarono un cappello e io mi sentivo un eroe, un dio, benissimo, ero felice, avevo quelle cose che i bambini hanno bisogno di avere in quel momento della crescita, amore, attenzione da parte dei grandi e che ti diano quelle cose che ti fanno piacere avere, non che ti danno solo le cose che ti fanno bene secondo loro, ma anche secondo le tue necessità, no? Va bene, mi ricordo che un giorno da bambino a Pesaro con le mie zie entrammo in un negozio di frutta e verdura. E mi ricordo che entrando, e ci andavamo diverse volte, tutte le volte che entravo in questo negozio di frutta e verdura sentivo un odore particolare che era la somma di tutta la frutta che era maturata abbastanza naturalmente allora, perché io ho 65 anni, potevo aver avuto almeno 60 anni fa, no? Non avevo 5 anni, ero più piccolo, per cui il fatto della frutta come viene venduta adesso non c'era, maturavo naturalmente. E nei negozi di frutta e verdura c'era un odore che era il minestrone di tutte le frutte e verdure mescolate insieme, che era buonissimo. Mi toccava il cuore, come il profumo dell'erba quando l'ho sentito in campagna una volta, sentì questo profumo di erba, di natura buona, e in questo profumo l'esclamazione di bello, buono, no? Perché quando arrivano queste cose dalla natura, o come profumo, o come immagini, o come sapori, o come suoni, ti viene a dire bello, buono, punto, bello, buono. Bello che mi piace, perché dal bello nasce un'estetica. Cioè, dal bello, dall'estetica nasce un'etica, un modo di comportarsi. E siccome la nostra estetica in questo momento è confusa e la nostra etica lo dimostra, cioè stiamo vivendo al contrario di quello che il nostro cuore, la nostra legge, il nostro Dio ci accoratamente ci invita a vivere, perché è un dono, è un dono, è un dono che lui ci fa, che da noi cosa si aspetta? Che superiamo delle prove? No! Non si aspetta che superiamo nessuna prova, perché vorrebbe dire che lui non sa se noi siamo in grado di superarla o meno. Per cui ci fa succedere esattamente la cosa che ci serve, anche se noi smadoniamo, perché è solo nella difficoltà, nel problema, nella malattia che l'individuo cresce, fa uno scatto in più. Nella tranquillità, nel benessere si gode semplicemente quella fase di vita che viene dopo l'aver penato un po', no? Dopo la pena del parto, dopo la prima cosa, sei venuto qua, ti godi il tuo essere, no? Senza il non dover spingere. L'esistere senza fare nessuno sforzo, te lo godi. Però poi la vita sa punzecchiarti, ti sa dare morale. Allora, il trionfo. Il modello che ho fatto, l'ho fatto facendo una base e ritagliando un pezzo di turciolato laminato con della formica che era stato usato in un arredamento di un negozio di parrucchiere di mia sorella che si fece fare. E per cui ho modellato le foglie, le frutte con, mi ricordo, della plastilina, perché così non avevo il problema del ritiro della creta che non faceva le crepe. E la plastilina si attaccava bene sulla formica di base. E mi ricordo che per fare l'uva presi delle palline di vetro che c'erano di due misure, le piccole per fare i grappoli d'uva piccola e quelle grandi per fare tipo i ravanelli e altre cose. Invece la pera, la mela, il cedro, i fichi, e le foglie e tutte le altre cose le ho modellate. Il canestro, invece, per fare il canestro, questa è stata l'idea carina come modellazione. Ho messo come base sempre della plastilina, io ho fatto leggermente la bombatura del cesto di vimini, no? Per poter avere poi, una volta messo in verticale,
che l'ombra mi desse il senso della pancia, della rotondità, che non fosse, gli ho dovuto dare un po' di bombatura. E sopra questa bombatura io ho intrecciato, ho preso dei fili elettrici, tutti uguali, mi sembra dei neri e dei blu, dei neri e dei blu, per vedere un po' i vari intrecci, e intrecciandoli li infilavo nella plastilina e poi cominciavo l'intreccio, li infilavo dentro e rifacendo tutto il disegno che aveva fatto Caravaggio nella pittura, abbastanza andandoci vicino, no? Ho ricreato questa cosa qui. Per cui era bellissimo vedere il modello originale, perché se lo vedevi aveva poco da frutta. So che forse c'è una... Proverò a cercare se c'è una fotografia, ma ho paura di no, perché forse non la fotografai. Però il ricordo è questo. Immaginate la frutta con, al posto dei chicchi d'uva bianchi e neri, le palline, quelle che si usano per giocare a biglie, no? E invece del canestro con color vimini, vedere dei fili della luce neri, blu, intrecciati, che sono i fili che vediamo appunto negli impianti elettrici di casa nostra. E poi un po' di frutta modellata in vari colori, eccetera. Con questo fondo di formica verde mare un po' mossa, tagliato nello spessore dove vedevi lo spessore del trucciolato, no? Una cosa molto pop, no? Però facendo poi lo stampo in gomma siliconica, dopo rovesciandolo, furono colate diverse copie. Dicevo, che cosa c'ha di particolare questo esemplare unico? C'ha che invece di essere stato colato in gesso o in ceramica fredda, è stato colato con uno stucco di mia invenzione, fatto con del fibro stuc e degli altri stucchi praticamente, che riescono a fare un aggrappaggio anche sul legno. Per cui la base, invece, la base ovale, invece di essere di scagliola o di ceramica fredda, è aggrappata su un multistrato di compensato, sul quale io poi ho aggiunto tutto un bordo di ricami che ho fatto personalmente, che feci per un quadro per Red Ronnie, che poi dopo lo distrussi io perché non meritava di essere cos'altro, ma salvai queste decorazioni e le ho messe intorno a questo esemplare unico. Magari un giorno farò vedere le fotografie del Red Ronnie sacrificato, e di quel quadro lì l'unica traccia che è rimasta è andata a finire nel Trionfo esemplare unico. Per cui con un riscatto di 300 euro è una cosa ridicola, se considerate che 500-400 euro in ceramica fredda e... Ah, ci sono dei ristoranti che ce l'hanno. La Madia so che aveva questo, l'ha avuto anche la Gardella. Ecco, questo qui, proprio questo qui, questo Trionfo esemplare unico, l'ha avuto la Gardella per un certo periodo, l'ha tenuto attaccato. Però c'era un problema con una vite dietro, se era staccato e lo tirarono giù. Un giorno, andando lì al ristorante, ho visto che l'avevano messo in un posto dove capivo che gli dava fastidio, praticamente me lo sono portato via. Ed è un peccato, perché la Gardella è un ristorante che secondo me dove si mangia meglio a Ravenna. L'unico neo che ha, nonostante che lì ci lavori la Brunella, che è una degli sponsor della Davida. Se la Davida la potete vedere, dovete dire grazie non solo, ma anche alla Brunella. Per cui, nonostante che la Brunella lavora lì dentro ed è un pezzo di cuore della ghianda di tutto questo progetto, essendo che c'è anche il fratello è il direttore della sala e a lui la direzione artistica dei quadri, e devo dire purtroppo che è la nota dolente del ristorante. La compagnia che avete mentre mangiate il delizioso cibo della Gardella purtroppo non è paritetico alle opere d'arte che ci sono nelle pareti. Beh, questo qui c'è stato per un piccolo periodo. Piacerebbe che ci tornassimo in qualche modo, però in qualche modo vedremo. Ok, questo è il Trionfo, a voi la possibilità di scegliere, e sappiate che se non lo volete comprare o non lo potete comprare, ma lo vorreste comprare, oppure vorreste fare qualcosa, dare una mano affinché possa nascere
una speranza concreta nel quale gli esseri umani possono salire e vivere questa eredità acquisita del diritto naturale all'esistenza, no? Potete semplicemente favorire la cosa andando nel sito www.ladavida.com, www.ladavida.com, che in questo momento è focalizzato nella firma dal macello al gioiello. Non è uno slogan che mi fa impazzire, però per il momento va bene. Se può darmi una risposta che io sono in grado di leggere tra le righe, dove c'è il senso più profondo di tutte le cose, bene. Se no, bene. Questa è la realtà. Bon. Parlo come una bestia. Parlo come una bestia. Mr. Jerry, selfie! Amo, messaggeri amore!